Il mese di luglio è stato un mese straordinario. Piena estate, l'attività del governo si chiude ai microfoni di Sky TG24 per Romano Prodi. È tempo di bilanci, ma anche di certezze, quelle di un governo che sta lavorando bene, anche se con qualche difficoltà. Ma Romano Prodi scommette sulla coalizione e chiude le porte a maggioranze allargate, magari con l'UDC di Casini. I voti di Casini non basterebbero nemmeno lontanamente, ma al di là del conto matematico, che pure ha una sua rilevanza, io le devo dire che sono venuto al governo con questa alleanza, ne sono sempre rimasto leale e non ho nessuna intenzione di cambiarla. Rivendica i buoni risultati del governo in economia, la credibilità dell'esecutivo in politica estera. Risponde a tono a chi da mesi scommette nella caduta del suo governo. Io faccio la mia politica. Infine il professore invia un messaggio al suo avversario, Silvio Berlusconi. Continua così, che a me va bene. Questo è proprio il saluto e l'augurio, perché meglio di così per... Come oppositore non poteva andare, no? Questo scontro continuo, questo dire ma mi compro un senatore domani, uno dopodomani. Insomma, la politica è fatta di capire prima di tutto gli oppositori e poi adattare la propria strategia alle circostanze reali. A me non sembra che abbia fatto questo. No? La conversazione si fa più leggera, il tema è l'estate che Prodi spera sarà tranquilla, ma a Berlusconi nessuna cartolina. Non usano più le cartoline. Un'email. No? Al massimo un SMS. Un SMS glielo manderà. Sì, ma non ho il telefono. Milo D'Agostino, Sky TG24.